Vogliamo cominciare la seduta? I consiglieri possono sedersi e iniziamo subito la seduta con l'appello. E lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, all'avviso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, assente giustificato, ha inviato mail. Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Possiamo aprire la seduta perché ci sono 15 presenti, 9 assenti e 1 giustificato. Prima di aprire la seduta vorrei nominare i 3 scrutatori di oggi, che sono il consigliere Giannone, il consigliere Tosatti e la consigliera Cerquoni. E vorrei anche chiedervi di fare una piccola modifica all'ordine dei lavori di oggi, perché ho parlato con l'assessore che dovrebbe rispondere alle 5 interrogazioni odierne, è fuori a un incontro con i cittadini e quindi sarà qui alle 11. Quindi se non c'è nulla in contrario io comincerei con i punti 6 e 7. Per poi proseguire con l'assessore Vivace che risponderà alle 5 interrogazioni appena finisce l'incontro. Ci sono problemi? No. Ok, allora. Scusi Presidente, sì. una sola piccola, perché a volte nelle interrogazioni vengono in aula, io lo capisco che l'assessore Vivace è assente e anzi sta lavorando bene, quindi nulla da dire, però a volte vengono anche cittadini da fuori proprio per sentire quello che lui dice, quindi noi capiamo che ha un incontro magari esterno, però le prossime volte anche solamente certo. Nei confronti di chi cioè dei cittadini che vengono a sentire le interrogazioni, se potessimo saperlo prima almeno eviterebbero di farsi 2 ore. Sì, me ne assumo la completa responsabilità perché lui me l'ha detto addirittura una settimana fa, in genere non ci sono problemi, quindi non ho pensato a fare una variazione ufficiale ma a proporla qui in aula, ma me l'ha detto una settimana fa. La prossima volta sarà mia cura assolutamente, appena lo so, addirittura chiedere all'ufficio consiglio di fare una variazione nell'ordine dei lavori ufficiale e rinviarla a tutti. Allora, iniziamo con il punto 6, che è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Coia e Guadagno, avente ad oggetto il regolamento per lo svolgimento delle attività di pittore, ritrattista, caricaturista e di altre attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale. Lascio la parola al relatore. Consigliera Tripputi. Presidente, buongiorno consiglieri.
Questa proposta di deliberazione su regolamentazione per lo svolgimento delle attività di pittore, ritrattista, caricaturista e di altre attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale è stata discussa e votata nella Commissione Congiunta Attività Produttive, Commercio Locale e Turismo e Scuola Cultura e Sport con parere favorevole. Il regolamento si prefigge come obiettivo di rilanciare le periferie e disciplinare un settore che vive nella confusione e illegalità. Quindi prevede la costituzione di un albo centralizzato per tutta Roma degli artisti e dà il compito a tutti i municipi di identificare nel proprio territorio le aree dove possono essere collocati. Si dà risalto alle capacità artistiche più che all'anzianità, tenendo in considerazione, ove ci sia la parità di punteggio, all'indicatore ISEE. Un regolamento che non solo promuove chi ha talento, ma avvia un progetto di riqualificazione e valorizzazione delle periferie. Ogni municipio avrà il compito di individuare delle aree, investirà sul proprio territorio. Fino ad oggi abbiamo potuto osservare il proliferare di venditori e anche non artisti, tra l'altro, di stampe e riproduzioni che hanno inondato le nostre vie. Era necessario distinguere i due aspetti, quello solo commerciale e quello prettamente culturale. Il primo si tratta di sola vendita di stampe, eccetera. Il secondo, realizzazione ed eventuale vendita di opera del proprio ingegno. Partiamo dalla definizione della parola artista. L'artista è colui che opera nel campo dell'arte come creatore o interprete, esegue il proprio lavoro con perizia, e perizia è esperienza, competenza associata a un'ottima padronanza di livello tecnico, e tale da raggiungere risultati unici. Sì, perché il vero artista, ogni volta che si cimenta a creare una sua opera, quell'opera è unica. Può creare numerose opere con lo stesso soggetto, ma sarà sempre un'opera unica. Ecco perché si mette in evidenza la prova d'autore più dei titoli. Non che i titoli siano meno importanti, ma aggiuntivi. L'artista gioca la sua partita mettendo in campo talento, creatività, estro e tecnica. Questo è stato uno dei punti dove in commissione ci si è confrontati. In questo regolamento si valorizza la capacità dell'artista nel creare un'opera, a prescindere dai titoli. Il talento farà la differenza, che verrà giudicato da una commissione ad hoc. La sua valutazione sarà determinante per coloro che si cimenteranno nella prova tecnica. Questa commissione sarà composta da un critico d'arte, un esperto dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, un esperto del Ministero per i Beni Culturali e del Turismo, un esperto della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e un artista. I nominativi dei componenti della Commissione Tecnica di Valutazione, il giorno e il luogo in cui verrà espletata la prova, saranno pubblicati sul sito istituzionale di Roma Capitale. Si accederà alla prova pratica mediante adesione ad avviso pubblico che ne disciplinerà la partecipazione. Ogni candidato idoneo sarà inserito in una graduatoria pubblica. Il grande balzo che fa questa amministrazione capitolina è quella di valorizzare non solo il centro storico, che da sempre ha avuto i suoi artisti, ma anche le periferie. Il nostro municipio, ad esempio, ne trarrà benefici, atteso che è ricco di luoghi di grande bellezza storica e paesaggistica. Roma deve essere riconosciuta nella sua bellezza, deve essere riconosciuta nella sua caratteristica proprio di città che può offrire molto al turismo e ai cittadini stessi. Questa attività però, anche se, come ho detto poc'anzi, rientra prettamente nell'ambito culturale, ha anche natura commerciale perché si promuove la vendita del frutto del proprio ingegno. Infatti nel regolamento si prevede che ogni artista dovrà attenersi alla normativa fiscale che disciplina la propria attività e si prevede la concessione dell'occupazione di suolo pubblico con pagamento del canone COSAP. Ringrazio tutti i commissari che per il contributo
per il contributo dato nella discussione, perché nel confrontarci non solo abbiamo chiarito tanti punti, ma abbiamo convenuto su un'osservazione riguardante al periodo di vuoto normativo che si creerà tra l'entrata in vigore del regolamento in discussione e la pubblicazione della graduatoria con relativa assegnazione della concessione. Necessita per questo lasso di tempo un ponte, una disciplina transitoria che tuteli quegli artisti che si troverebbero fuori norma e non potrebbero esercitare la propria attività, con conseguente danno economico per loro stessi. L'entrata in vigore del regolamento dall'approvazione della graduatoria definitiva anziché della pubblicazione può essere preso in considerazione. Concludo asserendo che in questa proposta di deliberazione si è considerato tutti gli aspetti importanti: la trasparenza amministrativa, l'equità, la meritocrazia, la cultura, il commercio, il turismo, il rilancio delle periferie, prestando attenzione al decoro urbano e all'ambiente. Tra gli obblighi infatti dell'artista è previsto il conferimento dei rifiuti urbani, la pulizia dello spazio concesso, il divieto di utilizzo dei gruppi elettrogeni a combustibile fossile. Mette al centro di tutto l'uomo come essere pensante, creativo e fautore della bellezza, e la nostra città tutta, Roma, che merita di essere apprezzata in tutte le sue realtà. Grazie. Ci sono interventi in merito? Consigliera Cerquoni. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno agli uffici. Ha detto bene la Presidente della Commissione Commercio, cioè è stata una questione fondamentale trattata in Commissione che ho fatto subito presente, perché è evidente come possa balzare all'occhio leggendo la proposta di deliberazione che non esista una disciplina transitoria. Questo che cosa fa sì che, cioè qual è il risvolto negativo e che appunto ho chiesto di esaminare alla Commissione, spero siano stati fatti degli emendamenti, anche se dubito, lo dico sinceramente, che questi emendamenti vengano accolti al Comune, perché avendo scritto una delibera del genere e non essendosene resi conto nel momento della scrittura probabilmente non accetteranno neanche questa modifica. Per spiegare quello e qual è il punto nevralgico e cosa non ci convince come Fratelli d'Italia. Allora, si dice che entro 9 mesi dall'approvazione di questo regolamento si svolgerà un bando. Nel momento dell'approvazione del regolamento decadono tutte le normative precedenti, alcune risalenti, se non sbaglio, agli anni 80 avevamo visto, quindi effettivamente andiamo molto indietro con gli anni. Votiamo il regolamento, si vota al Comune il regolamento, da quel momento vengono sospese tutte le attività, entro 9 mesi ci sarà il bando e dopo il bando la valutazione di tutte le opere che sono state presentate. Ora qual è il problema? Che nel momento in cui viene sostituita la disciplina precedente, a partire dal giorno della votazione si rende impossibile a chiunque di esercitare l'attività di pittore. Significa che noi stiamo mandando in mezzo alla strada e chiedendo di non esercitare per tutto l'arco del bando e per tutto l'arco della valutazione della commissione di non esercitare alcun tipo di attività di pittore in nessuna zona di Roma. Significa che noi da oggi al domani chiediamo, diciamo a qualcuno, prima tu lavoravi, eri a Piazza Navona, nelle vie insomma, circostanti, nel momento in cui il Comune voterà questo, tu non potrai più lavorare, fin quando il Comune non ti consegnerà, se ti consegnerà il contrassegno, perché prima di ricevere un contrassegno, quindi di continuare a lavorare, sarà necessario sostenere delle prove di valutazione, prove per titoli e prove pratiche. Significa che un domani un artista si metterà davanti ad una commissione che valuterà anche la sua tecnica. Quindi un artista alle prime armi, che probabilmente ha talento e che non ha neanche potuto portare avanti degli studi per un motivo qualsiasi, avrà sicuramente molta meno possibilità di avere un posto e di ricevere questo contrassegno. Ma ritornando al problema della disciplina transitoria, la questione è grave. Perché se poi al Comune non viene modificata né tantomeno accettata quanto ribadito in Commissione, ho rilasciato una dichiarazione scritta proprio sull'atto,
diciamo che dall'oggi al domani tante persone si troverebbero senza lavoro e noi questo non possiamo accettarlo, ma non solo non possiamo accettarlo, come non sia venuto in mente, e io anzi ringrazio la Commissione perché si è resa conto della gravità di quello che stava accadendo e quindi ha preso in considerazione quanto da Fratelli d'Italia esposto. Non mi convince però un'altra cosa. Dal momento del contrassegno, quindi dal momento della graduatoria, passeranno 5 anni e in questi 5 anni la persona avrà la possibilità giustamente di lavorare in una determinata area. Torno tra poco all'area e poi mi vado verso la conclusione. Allora, per 5 anni, significa che ogni 5 anni che stiamo facendo diventare, tra virgolette, precario anche il lavoro di artista. Ha detto bene, l'artista crea o interpreta, ripeto le parole della Presidenza, ha esperienza e padronanza a livello tecnico. Non è sempre così. Non ha sempre esperienza, non ha sempre quella padronanza a livello tecnico, perché come dicevo prima, tantissimi artisti, forse le scuole d'arte non le hanno frequentate per diversi motivi, ma hanno comunque una loro creatività, e il fatto che a Roma ci sia un proliferare di artisti di strada, di pittori di strada, lo dimostra. Tornando appunto al problema delle zone, io volevo segnalare, e l'ho fatto anche questo in commissione, come possiamo pensare su tutti i municipi di individuare delle aree, e questo mi lascia molto perplessa, dove ci sia la stessa possibilità di vendita rispetto a Piazza Navona, ma dipende dall'utenza. Noi a Piazza Navona abbiamo un via vai, permettetemi il termine, di turisti, i quali cambiando ogni giorno, hanno anche più interesse ad acquistare. Se noi li mettiamo, ma anche, non parlo solo di Morena, ma li mettiamo anche a Largo Pannonia, a Largo Pannonia il flusso, e ho preso i due estremi per capirci, il flusso di turisti è bassissimo, e per quanto insomma possiamo avere una popolazione, una cittadinanza amante dell'arte, io non credo che tutti i giorni qualcuno esce da casa e compra un quadro, e questo vorrebbe dire per le persone che purtroppo sono in una graduatoria ancora più bassa, perché la scelta delle zone poi andrà a graduatoria. Quindi commissione valuta, da un punteggio, graduatoria, che presumibilmente, visto che saranno 5.000 domande o forse anche di più, sarà dopo un anno e mezzo, perché la commissione di valutazione, per valutare anche un disegno, deve avere comunque il tempo di valutarlo, e ovviamente dopo che passeranno le domande, dopo che passeranno i titoli per assegnare il punteggio, si stilerà questa graduatoria. Dopo questa graduatoria il comune avrà messo a disposizione le aree e ogni artista, in base alla graduatoria, sceglierà l'area. Significa che l'artista che è stato valutato con minor punteggio, e quindi ad una valutazione di una commissione che non mettiamo in dubbio, ma ad oggi tutti gli artisti hanno le stesse possibilità di presentare a tutti i turisti i lavori che portano avanti, prenderà probabilmente l'area che capita nel sesto municipio, nel quinto municipio, anche nel nostro. Ma se scegliamo un'area, e io purtroppo questo lo penso, perché non c'è nel nostro municipio un'area di flusso di turismo alto quanto succede a Piazza Navona o in vie limitrofe, mi piacerebbe molto che fosse così, ma purtroppo ad oggi non è così, ovviamente noi creiamo un danno economico notevole. Detto questo, poi ci sono altre piccole segnalazioni che ho fatto in commissione. Non riesco a capire perché non vendere anche la cornice. La cornice è parte del quadro a volte, quindi non riesco a capire il voler forzatamente togliere una parte, voi dite perché è una parte commerciale, ma a volte la cornice è anche una parte artistica. Ci sono, ecco, le cose che ho segnalato sono le principali. Mi lascia e ci lascia come Fratelli d'Italia molto perplessa, soprattutto sul tema del lavoro, che è un tema che dovrebbe essere salvaguardato, come abbiamo fatto in tante occasioni per i lavoratori di Cinecittà, e adesso però su un problema del genere cerchiamo di mandare tutti a casa. Ecco, non mi sembra un atteggiamento responsabile, e quindi Fratelli d'Italia valuterà che cosa fare in base anche agli interventi che ci saranno. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? Scusi, siccome sono arrivato in ritardo, vorrei parlare...
Non può assolutamente interrompere la seduta? No, non si può, è una seduta di consiglio, i cittadini sono lì, se lei ha intenzione di parlare posso interrompere un attimo la seduta e ascoltarla, ma in questo momento siamo in seduta. Guardi, io qui accanto anche l'ufficio consiglio e il direttore che mi stanno dicendo, spiegando che da regolamento non è previsto che un cittadino interrompa una seduta di consiglio. Le lascerò la parola, interromperò il consiglio appena finita la discussione sull'atto. Grazie. Prego. Ci sono altri interventi? Va bene, soltanto. Consigliere Ciancio? Grazie. Visto che non ascoltiamo altre controproposte rispetto a quello che stiamo discutendo, io mi accingo a ringraziare intanto la Presidente, la Commissione e la Presidente che si è trovata un testo su cui lavorare che è roba da non crederci, cara Presidente. Non possiamo confondere l'arte con il commercio. Non possiamo mettere una gabbia all'artista così, se lo immaginiamo veramente per quello che fa e per quello che ha fatto nella storia. Cara Presidente della Commissione, lei è stata molto brava a spiegarci tutti i passaggi del regolamento, ma le devo dire che io rido, e come me molti, nessuno di questi articoli, perché anche il Dipartimento Cultura, io faccio parte della Commissione Scuola, Presidente, e naturalmente ho partecipato a una commissione congiunta perché l'estensore di questo regolamento è il Presidente della Commissione Commercio. Facciamola una distinzione tra quello che è occupazione di suolo pubblico e quali sono i meriti o i demeriti di un artista, se ci stanno poi, no? Perché di questo si tratta. Valutare è una cosa non da poco, poi non so, l'avvincente dipartimento che ha messo poi peraltro tutte queste note, addirittura invita anche a cambiare l'oggetto del regolamento, perché non si tratta di arte e di valutare l'arte, si tratterebbe solamente di una semplice occupazione di suolo pubblico che andrebbe regolamentata. Però guardiamo le altre città europee, possiamo guardare Parigi, possiamo guardare, oddio, guardare oggi in Europa in questo momento è un po' drammatico per quello che sta succedendo in tutte le piazze europee, e quindi massima solidarietà per quei fatti che sono successi in Inghilterra proprio ieri. Spesso nelle nostre piazze così belle ci sono sì delle incongruenze rispetto a volte a degli abusi sull'occupazione di suolo pubblico, ma sicuramente Roma si sa difendere da sola per certe cose, soprattutto per l'arte. Forse qualcuno dovrebbe rammentare la storia di Piazza di Spagna e della vittoria sul paganesimo della Chiesa attraverso il recupero di Piazza di Spagna. Certo, non avviene attraverso l'individuazione di alcune aree in alcuni municipi per darla ad altri artisti che supereranno il test fatto dal Dipartimento, e quei poveri artisti che hanno solo studiato e pagato fior di quattrini per maturare un'esperienza solo, come dire, di conoscenze artistiche, ma poco sull'aspetto del disegno dal vero o l'estemporanea d'arte, sono altre cose quelle. Io pregherei, mi piacerebbe molto che l'Aula Capitolina riflettesse un po' su questa proposta azzardata, sembra una candy camera l'intervento del Presidente della Commissione Commercio, in Campidoglio, ma assolutamente paragonare Van Gogh, tirare fuori argomenti di questo settore mi è sembrato veramente scellerato. Io inviterei ad attenersi a quello che sono le regole. Se il Movimento 5 Stelle vuole tutelare, cercasse di fare una distinzione tra quello che è l'artista e quello che è l'occupazione di suolo pubblico.
per tutto, così noi rischiamo di aumentare e dare degli spazi a chi non merita di averli. Se noi vogliamo creare una postazione al Parco degli Acquedotti, ben venga, ma deve essere l'artista che ama il Parco degli Acquedotti, perché assegnarlo a chi disegna poi, che ne so, con note cromatiche, altri aspetti della città, non gli piacerà assolutamente, quindi non può essere aggrappato a una gradatoria data così per meriti e requisiti di una prova. Assolutamente, l'artista è la libertà massima per cui si deve garantire questo settore. Se deve amare il Parco degli Acquedotti, deve avere, come dire, quel metodo per rappresentare. Se gli piace rappresentare le fontane, è meglio che stia magari a Piazza Barberini a disegnare la Fontana delle Api piuttosto che la Fontana del Tritone. Di questo si tratta. Roma è bella di per sé. Per quanto qualcuno si dia da fare per soffocarla, ella da sola sa rispondere pienamente ai soprusi che vengono perpetrati, soprattutto in questo settore, cari pentastellati, e non mi aspettavo certo di vedere un regolamento, una gabbia, così la definiscono, se volete vi leggo gli interventi di numerosi pittori ed artisti, che non sono quelli improvvisati della domenica, sono quelli che vorrebbero liberamente scegliere la loro postazione sulla base delle ispirazioni, delle sensazioni momentanee che hanno rispetto all'arte e a quello che è Roma. Proprio per questo, contrariamente magari poi nelle successive dichiarazioni, valuterò, i regolamenti sono degli atti che un po' restringono, ma a volte vengono perpetrati per dare scioltezza a chi non merita. Cosa dire ancora? Volevo citarvi questa della prova in analgebria. Qui arriviamo proprio nel vivo della chi dovrà essere il competentissimo Dipartimento della Cultura del Comune di Roma a dare questa oppure si metta la Commissione Capitolina dei consiglieri 5 Stelle, chi sarà a valutare? Chi se la sente poi di valutare gli artisti? Questo è quanto. Poi non parliamo di... voglio dire, riflettiamo, meditiamo e accettiamo anche il parere del Dipartimento Cultura, che giustamente ha fatto, come dire, 7 pagine di articoli che devono essere trasformati, cambiati, e alla fine, infine, dice però, dopo tutti questi cambiamenti, cambiate pure il titolo perché non va bene. Questo è quello che è successo per quanto riguarda questa proposta che arriva dal Campidoglio. Inviterei pertanto sia l'Aula a riflettere, sia la Commissione il Campidoglio, attraverso l'esponente massimo della cultura, che è stato anche nostro consigliere, di rivedere questa posizione con attenzione e guardando all'arte come un qualcosa di straordinario e libero. Grazie. Ci sono interventi? Allora, vedo che ce ne sono due, lascio la parola prima alla consigliera La Zazzera, che ha alzato prima la mano, poi ci sarà il suo intervento, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Brevemente volevo rispondere per sapere come facciamo noi a decidere, a pensare che artisti, ce ne abbiamo tantissimi artisti, come possiamo noi pensare che loro vogliano stare solo a Piazza Navona oppure a Barberini? Io penso che abbiamo delle bellissime zone come Piazza Re di Roma, come Villa Lazzaroni, come il Parco dell'Acquedotto. Quindi l'arte non deve essere solo centrale, l'arte deve andare dovunque. Quindi credo che non c'è niente di male a pensare che gli artisti possano stare al Parco dell'Acquedotto. Come possiamo noi pensare che loro non ci vogliano stare, oppure vogliono stare solo a Piazza Navona? Dobbiamo riqualificare le periferie? Dobbiamo riqualificare le periferie? Abbiamo delle bellissime zone in periferia? Perché non metterci l'arte? Perché dobbiamo solo Roma non è soltanto Piazza Navona, il centro, Roma è anche le periferie che vanno rivalutate, quindi portare anche l'arte, la cultura. Quindi non c'è niente di male.
e non siamo noi a decidere se il pittore vuole stare o non vuole stare al parco dell'acquedotto, perché può darsi che voglia stare al parco dell'acquedotto. Chi ce lo dice a noi che il pittore non voglia stare là, vuole stare solo a Piazza Navona? Dobbiamo riqualificarla questa città in tutto, non solo nelle strade e tutto il resto. Bisogna riqualificarla anche con portare l'arte dovunque, anche nelle zone più sperdute, perché c'è chi vuole stare anche lì, perché io ne conosco di artisti che esercitano in periferia e che magari hanno piacere di portare l'arte dove magari è sempre mancata. Soltanto questo, grazie. Lascio la parola ora al consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, bisogna considerare un po' di cose. Fatto stesso che a volte non si considerano un po' di cose che si dicono. Cioè, partiamo dal presupposto che, non so se si è capito, ma evidentemente no, che questa intanto è una delibera per tutelare gli artisti, dare la possibilità a persone che magari non hanno anche un titolo, però sono grandi artisti. Faccio un esempio, facevo un esempio in commissione, io nel tempo libero mi diletto come cantautore, e però non avevo avuto questa possibilità di andare al conservatorio, eppure ho vinto Leone d'Oro di Venezia. Quindi, voglio dire, benché non avessi avuto un titolo di studio, avevo avuto la possibilità di fare questa esperienza e di vincerla. Quindi magari c'erano anche delle caratteristiche che vanno oltre gli studi, no? E questo è l'articolo 5,6 che specifica proprio questo. La possibilità di dare a ognuno una chance, perché di questo si parla. Nonché, poi, vediamo anche una cosa, forse non so se è stato recepito, ma forse vedo di no, che sono stati auditi gli artisti. Gli artisti sono stati auditi. Ma faccio un esempio. Van Gogh, prendiamo Van Gogh, no? Ha fatto tutto un percorso e poi di fatto ha disimparato per fare una nuova tecnica. Ok, quindi se lui ha disimparato, perché? Perché aveva capito che non era importante quello che aveva appreso, ma è quello che riusciva a trasmettere tramite una sensazione, un'emozione. Quindi, per capirci, è molto più fondamentale capire che l'artista deve essere valutato per quello che sa fare, non per un titolo di studio. Quindi ci sono un po' di cose che io credo che siano state travisate o magari non comprese alla perfezione. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie. Mi piaceva puntualizzare alcuni aspetti che secondo me sono caratterizzanti di questa proposta di deliberazione. Allora, sicuramente il lavoro di commissione ci ha aiutato a sviscerare meglio tutte gli aspetti inseriti soprattutto chiaramente nel regolamento, che mi sembra che sia il primo nel settore. Questo che significa? In gabbia, ho sentito in gabbia l'artista. Io penso che un artista, se vuole essere artista, lo può fare a prescindere dalla occupazione di suolo pubblico, lo può fare dove, cioè, negli spazi che ritiene più opportuno, dove ciò sia possibile naturalmente, però rendiamoci conto che non so quanto sia grande Piazza Navona
e quanti siano gli artisti che vogliano invece esercitare l'arte per strada. E non penso che tutti abbiano la possibilità di stare a Piazza Navona. Che facciamo, un giorno l'anno? Non mi sembra una cosa fattibile, perché oltre Piazza Navona ci sarà un'altra manciata di piazze, di posti appetibili. Io comprendo il discorso, no, dell'appetibilità, diciamoci la verità, anche commerciale, perché un artista, se non penso che, insomma, se voglia esprimere il proprio estro a prescindere dall'aspetto economico, lo può fare a casa propria, in spazi privati. Se lo fa in pubblico è perché vuole anche averne un apprezzamento economico, che non penso sia una cosa non corretta. Purtroppo ricontinuo a sentire che invece il concetto è che con la cultura non si mangia, è un vecchio concetto che continua a venire fuori. Nelle altre parti d'Europa invece con la cultura si mangia, perché la cultura, quando si fa bene, in modo sistemica, può portare un aumento del PIL generale del paese. Noi, diciamo, abbiamo questa enorme fortuna di vivere in una città storica e in un paese, l'Italia, che, se non ricordo male, contiene all'interno del suo perimetro circa l'80% dei beni culturali mondiali, tanto per. Certo, dato questo fatto, noi, diciamo, ci adagiamo e utilizziamo, diciamo, gratuitamente, nel senso, ci appoggiamo un po' a questo dato di fatto e lasciamo che la cultura si faccia da sé. Invece bisogna pensare a sviluppare quella che è un marketing territoriale, cioè il decentramento non è solamente amministrativo, il decentramento è qualcosa che ha a che fare anche con la cultura, anche con lo sviluppo delle aree di periferia, ma non solo dal punto di vista delle infrastrutture, ma anche degli spazi belli, degli spazi che possano essere, che possano diventare appetibili, perché è chiaro che adesso a Largo Pannonia, piuttosto che a Largo Appio Claudio, ci sono le macchine, insomma, l'artista, il turista, perché dovrebbe andare lì e quindi acquistare la tela di un ritrattista, di un caricaturista? Bisogna che la politica si prenda questo impegno e che sviluppi un marketing territoriale, anche culturale, delle periferie. Se ci sono delle cose belle, dei punti, bisogna che si promuovano, che si portino alle fiere internazionali, si facciano conoscere ai tour operator, si mettano dentro le guide, in modo che i turisti poi sulla guida possano andare a vedere il parco delle carrozze piuttosto che altri luoghi, no, belli del nostro territorio decentrato, è lì che possano poi trovare, quindi diventare queste aree di per sé appetibili. Chiaramente non mi aspetto come Piazza Navona, che c'è naturalmente, ma possano diventare dei luoghi appetibili. Ecco che in quest'ottica questo regolamento che cosa fa? Dice: cari municipi, oltre Piazza Navona ci sono delle zone che voi pensate di poter spingere culturalmente? Benissimo, ditemele. Non è il comune che dice queste sono le aree, siamo noi ai municipi che identificheremo. E poi permettetemi, una regolamentazione, secondo me, è sempre un fatto positivo nel momento in cui viviamo in una città con 3 milioni di abitanti. Non abbiamo gli spazi, tanti spazi da poter lasciare libera l'espressione. Cosa facciamo? Aspettiamo che il primo artista si svegli alle 6 del mattino per andare a occupare il posto? Chi prima arriva meglio alloggia? Non mi sembra una tattica intelligente. Questo anche per tutelare gli artisti stessi. È vero che ci avranno una concessione per 5 anni, però sono 5 anni in cui sicuramente potranno utilizzare quella postazione scelta in base a una graduatoria, di cosa? Di merito, certamente. E il titolo viene, diciamo, in questo caso, in questa proposta, un po' svalutato, ma non perché non sia importante
ma perché non è importante in quanto titolo. Chiaramente chi ha avuto la possibilità di seguire un corso probabilmente ne avrà fatto tesoro e avrà sviluppato le proprie capacità che potrà esprimere in una prova concreta, pratica. Tuttavia ci sono, lo sappiamo, nel mondo degli artisti, i talentuosi. Che facciamo? Un talentuoso lo lasciamo via? Perché? Perché non c'è il titolo? Perché non ha avuto la possibilità di andare all'Accademia delle Belle Arti? Secondo me non sembra una cosa, diciamo, buona. E poi, naturalmente, gli artisti, mi sembra che abbiano partecipato, qualcuno l'ha già detto prima, abbiano partecipato al Campidoglio, gli artisti che hanno voglia di lavorare. Beh, tutto sommato, se c'è una regolamentazione che stabilisce delle regole certe per poter lavorare, perché con l'arte si lavora, i galleristi esistono, le gallerie esistono, ci si fanno i soldi, è un'attività commerciale. Non mi sembra che nel passato non sia stato così, perché il mecenatismo è un qualcosa che non è di recente istituzione. Quindi l'artista veniva pagato per il suo lavoro, quindi io non mi scandalizzo se con l'arte si riesca anche a fare dei soldi. Anzi, probabilmente se la politica nazionale fosse stata quella di incentivare la messa a patrimonio, a valore, ecco, di quelle che sono le nostre peculiarità culturali, forse oggi avremmo meno smog, meno traffico, meno inquinamento, e potremmo forse condurre una vita molto più tranquilla e salutare. Per cui io sinceramente non mi trovo molto d'accordo con questa impostazione del regolamento. Certo, alcune sbavature ci sono, ma se andate a leggere il parere del segretariato, la maggior parte sono di carattere meramente tecnico. Ora, un politico non è un tecnico, quindi ben venga che il segretariato puntualizzi la nomenclatura, no? specifichi esattamente quali parole utilizzare piuttosto che altro, dal punto di vista tecnico, va benissimo. Abbiamo rilevato in commissione questo vuoto di applicazione del regolamento, per cui ben vengano le considerazioni diciamo pesate, e quindi abbiamo presentato le nostre osservazioni. Queste osservazioni viaggeranno insieme alla nostra delibera di parere, perché ricordo che noi dobbiamo esprimere un parere, non possiamo votare un atto, una delibera. L'atto è di iniziativa consiliare, la voterà l'Assemblea Capitolina. Noi però abbiamo voluto comunque inserire delle osservazioni che viaggeranno insieme a questa, alla delibera di parere, e che andrà chiaramente in commissione capitolina, all'attenzione dei commissari. Per cui secondo me posso anche, diciamo, non voglio sbilanciarmi naturalmente, però mi sembra di buon senso, per cui non vedo perché non dovrebbe essere presa in considerazione. Staremo a vedere. Pertanto io l'ultimo aspetto che, diciamo, che volevo mi ero preso qualche... Le ricordo, consigliere Giannone, che le è rimasto mezzo minuto. Quindi piuttosto io mi soffermerei invece, che sul regolamento in sé, sulla visione che vogliamo dare al nostro municipio in termini culturali. E quindi è questo lo sforzo che dobbiamo fare, cercare di migliorare la situazione, la condizione dei nostri territori, e cercare di sviluppare una vision a lunga scadenza, che non sarà neanche 5 anni, ma forse 10 o 15, ma dobbiamo iniziare. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti? Io purtroppo non faccio parte della commissione. Comunque è stato molto interessante questo confronto stamattina, ma soprattutto io la vedo in termini di decentramento culturale, cioè il decentramento, come ha detto il consigliere che mi ha preceduto, non è soltanto amministrativo, è anche culturale. Però è un discorso difficile che in questi anni non siamo mai riusciti a fare in modo serio. Ecco, il discorso di rendere appetibili di rendere appetibile il nostro territorio a livello culturale, perciò
con tutte le espressioni culturali che possono chiaramente partecipare a un riferimento municipale. Io dico che la Commissione Cultura e tutte quante quelle che sono l'associazionismo del territorio, ma anche tutti i beni che abbiamo nel nostro territorio, io penso alle mura latine, penso a tanti luoghi importanti del nostro territorio che devono, io penso anche a un discorso che ahimè a tantissimi anni quando parlavamo delle 100 piazze, no? Noi avevamo indicato come piazza l'Alberone, no? Io penso a un Alberone che riesca a rivivere, no? Riesca a rivivere sia anche un momento magari di incontro con i pittori del nostro territorio. Perciò ecco, voglio dire, trovare piazze, isole pedonali, cercare lì dove io penso a tante pure piazze importanti, perché Piazza di Roma, voglio dire, è una piazza importantissima e abbiamo noi chiaramente l'onore di averla nel nostro territorio, ma non soltanto Piazza di Roma, ci sono tantissimi luoghi importanti sui quali però bisogna lavorare perché diventino momenti di incontro, che diventino momenti importanti nella vita del territorio. Purtroppo questo non accade, io ho visto anche nell'ex decimo, non solo nell'ex nove, perciò ecco lo sforzo di tutti, non soltanto fare le delibere, ma soprattutto, voglio dire, dargli colore alla delibera, dargli possibilità di vita. Ecco perché ecco uno sforzo che deve essere fatto da tutti rispetto a questo. Ci sono altri interventi? Consigliera Biondo? Grazie, mi dispiace essere arrivata in ritardo e non aver seguito la discussione, ma ero presente in commissione quando abbiamo dato il parere, abbiamo fatto alcune osservazioni che sono state riportate oggi. Questa delibera sinceramente non continua a non convincermi, perché penso che ci siano alcune questioni, alcune che abbiamo già discusso stamattina, mi sembra di capire, e però io, come ho già avuto modo di dire in commissione, sono convinta che diciamo una fruizione più larga in tutti i municipi di Roma della cultura sia necessaria, ma non credo che sia che siano le figure degli artisti di strada quelli che saranno in grado di diffondere questa cultura, perché purtroppo penso che sia questa pratica molto legata a una questione turistica nella nostra città, e lo dimostra il fatto che purtroppo anche nelle piazze principali del centro di Roma molto poco spesso troviamo artisti veri e molto spesso invece troviamo persone che vendono stampe, copie brutte copie di meravigliose opere. Quindi credo che non è in questo modo che noi riusciremo a portare la cultura nel nostro municipio. Non credo che purtroppo il nostro municipio sarà meta della scelta degli artisti, perché poi saranno loro a dover scegliere le localizzazioni all'interno della città di Roma, e su questo allora forse, se l'obiettivo era quello di portare le persone anche in periferia, avremmo dovuto pensare a delle graduatorie ad hoc e a un'arte ad hoc per le periferie della nostra città. Non mi convince il fatto che a parità di punteggio si scelga chi ha un ISEE inferiore, perché se invece il criterio è quello del talento puro, cosa sulla quale io mi permetto di non essere d'accordo al 100%, perché credo che in tutti questi anni, e lo dico in rappresentanza anche di una generazione che è stata educata e cresciuta con la consapevolezza che tanti sacrifici avrebbero prima o poi ripagato, per essere un artista non c'è bisogno di essere andati all'Accademia delle Belle Arti, ma tanti ragazzi in questi anni lo hanno fatto anche come da autodidatti nelle scuole, facendo delle mostre, proponendo dei cataloghi, e io non credo che queste persone che hanno deciso di dedicare la propria vita e la propria formazione all'arte debbano essere in qualche modo messi da parte, perché credo che nella nostra città dobbiamo invece dare il segnale, proprio perché della cultura io credo che con la cultura si mangi, che però per la cultura e per fare cultura si deve studiare.
perché non è una capacità innata in tutti, ci saranno certo sempre dei geni, ma io credo che la politica e l'amministrazione debbano pensare ad un livello medio per poter permettere a tutti di fare arte in questa città. E l'ultima cosa, penso appunto che in questo modo oltretutto noi avremo una mi è stato detto che questa è una delibera che va nella direzione di voler semplificare, no, questa giungla che c'è spesso nelle piazze della nostra città. E io capisco la buona volontà, però bisogna fare i conti con la realtà e forse è il momento questo in cui c'è anche una nuova amministrazione per pensare a nuove forme di regolamentazione. In questa città non si riescono a controllare i tavolini e le occupazioni abusive di suolo pubblico, figuriamoci se riusciremo a controllare un singolo artista che gira per la città e figuriamoci se riusciremo a punire un singolo artista che gira per la città semplicemente per fare un ritratto o una caricatura. Quindi io non sono favorevole a quest'atto. Bene, prima di chiedere se ci sono altri interventi, vorrei ricordare il comportamento da tenere in aula e tra le varie regole che ci sono sul regolamento appena approvato è vietato l'utilizzo dei cellulari in aula, perché chi parla al telefono non se ne rende conto ma gli altri sentono e c'è disturbo, quindi per favore se possiamo evitare l'utilizzo dei cellulari in aula, perché altrimenti la prossima volta sarò costretta a un richiamo. Allora, ci sono altri interventi? Ho visto prima una mano alzata al consigliere Tosatti e poi al consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Volevo fare delle considerazioni. Quando ho iniziato a vedere questa proposta di delibera sono rimasto perplesso proprio per delle considerazioni che chi mi ha preceduto ha già evidenziato, per esempio quello della libertà di espressione dell'artista. Mi sembrava limitante, poi ho studiato questa proposta, me la sono letta attentamente e adesso se dovessi fare le considerazioni nell'interezza penso che non basterebbe questa mattinata, però mi sono reso conto che va veramente nel verso della tutela dell'artista e dell'artista che deve sbarcare il lunario, cioè noi non vogliamo ovviamente delle persone che possano esprimersi liberamente come tanti bravissimi writers che ci sono a Roma, ma poi devono sostenere i costi e non hanno dei materiali, del loro tempo e non hanno quasi nessun ritorno economico. Noi vogliamo appunto tutelare e regolamentare l'attività dell'artista sulle aree pubbliche, quindi è evidente che è un qualcosa di legato al commercio, è un qualcosa che lega proprio il talento alla produzione di reddito, quindi va assolutamente regolamentato proprio per evitare che ci si trovi un ragazzo talentuoso accanto a una persona che vende stampe. È proprio per questo che c'è una prova pratica da sostenere per avere questo patentino, una prova pratica che lascia spazio non tanto ai titoli, perché 7 su 10 dei punti che vengono attribuiti sono sulla prova, quindi su una valutazione soggettiva. La valutazione tecnica, oltretutto, 5 sono i componenti, adesso ve li leggo. I 5 componenti sono un critico d'arte, quindi valuterà la parte tecnica ma anche la parte espressiva, un esperto dell'Accademia delle Belle Arti di Roma ugualmente, un esperto del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, un esperto, non un burocrate, un esperto della Sovrintendenza Capitolina e Beni Culturali, parliamo lo stesso di valutazioni soggettive, e un artista. Quindi il 20% di questa commissione è costituita dalla parte prettamente artistica, il 40% se ci mettiamo anche il critico d'arte, proprio per valutazioni. 7 punti verranno attribuiti in questo modo.
6 punti sono sufficienti a ricevere l'idoneità. Un ragazzo che sta cercando di sbarcare... Consigliere Tosatti, le posso chiedere di rivolgersi all'aula? Sì. Quindi un ragazzo che cerca di sbarcare il lunario col suo talento si troverà idoneo con un punteggio di 6 e oltretutto si troverà con una serie, perché questo si chiede a tutti i municipi, di individuare delle arti. Parliamo del nostro Largo Brindisi, che deve essere ancora sistemato, dove passano migliaia di turisti, non c'è un artista. Ovviamente tutti questi ragazzi, se vanno a Piazza Navona, vanno lì a litigare con le mafiette per i posti, cioè non potranno esprimersi a Campo dei Fiori, non potranno andare, però avranno un elenco dei posti che gli altri municipi hanno individuato, tutelato, segnato, contrassegnato. Avremo messo il nostro ufficio cultura municipale a loro disposizione, collegato con l'ufficio del commercio che rilascia gli ospiti, tutto il resto si troveranno, magari dicevo guarda a Largo Brindisi ci stanno dei posti, ma sì, io prendo quelli, inizio ad avere da zero reddito un qualcosa. Quindi questo è tutto indotto per la città di Roma. Quindi ci sarà aumento dell'occupazione e tutela dell'artista, del suo lavoro per 5 anni. Poi oltretutto è previsto anche l'assenza dell'artista, per cui l'assenza dell'artista, se rilevata, certo voi dite ma la polizia locale già ha tanti compiti, avrà anche questo, un regolamento preciso, un regolamento esatto che non lascia adito a interpretazioni sul fatto che l'artista abbia il diritto di stare in quel posto, renderà molto più semplice il lavoro della polizia locale. Un tesserino con una foto, l'autentica, cioè dietro ogni opera, insomma accompagnata all'opera, ci deve essere un'autentica di quell'opera, ma è una cosa che io penso che farà felici moltissimi ragazzi, li renderà orgogliosi, e anche i turisti forse si apprezzano soggettivamente quell'opera, saranno felici di acquistarla. Grazie. La parola ora al consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Lello no, non lo tocco più, sta fermo. Allora, per quanto riguarda questa delibera, ovviamente mi scuso anch'io come la collega Biondo, insomma, di essere arrivato un po' in ritardo, ma avendo seguito un po' i lavori e avendo sentito anche gli ultimi commenti, mi rendo conto ovviamente che c'è molta confusione. Una confusione anche positiva, per l'amor di Dio, cioè anche apprezzando gli interventi, le modifiche. Io prendo atto che non è la prima volta che si fanno delle osservazioni alla delibera, quindi c'è voglia comunque di modificare qualcosa che arriva dal centro, tout court, però viene analizzata. Questo devo dire che non accadeva spesso in quest'aula, e lavorare un atto, una delibera e dire la propria, insomma, significa che qualcuno ci vuole mettere insomma il proprio contributo. È vero pure, come diceva l'altro collega, che sarebbe applicabile non solo un decentramento amministrativo ma anche culturale, insomma, quindi sarebbe una cosa simpatica. Però oggi ci troviamo a dover comunque dare un parere su un qualcosa che è ancora, secondo me, troppo in fase embrionale, che non ha uno storico, che non ha un riferimento preciso, perché come dicevate anche voi, insomma, questa cosa un po' è andata sempre così alla mercé di tutti i giorni, quindi chi si incontrava nei luoghi, nei punti quelli più principali, quindi tenendo conto del turismo di chi per loro, ma non c'è stata mai una visione lunga e quindi abbastanza ampia di poter capire che le periferie romane possono essere, insomma, un riferimento per tale attività. È vero pure che però poi dopo, come diceva un'altra collega, chi controlla ciò? Non riusciamo veramente a controllare quello che sta sotto casa nostra,
diventa difficile controllare anche chi fa questo tipo di attività. E manca, come dicevate, anche una sorta di semplificazione, quindi è veramente un po' un mondo da metterci mano, ma totalmente, cercando di partire da un percorso, o perlomeno un percorso periferico, per poi arrivare al centro, non che il centro ce lo gira come tale, perché deve comunque pronunciarsi. Per quanto mi riguarda, e avendo comunque apprezzato, ripeto, perché il vostro sistema che avete utilizzato più di qualche volta è quello di fare osservazioni che in alcuni casi ho anche condiviso, e anche nel poter condividere queste osservazioni, se saranno comunque precise e puntuali, la confusione è generale, insomma, nel testo di partenza, quindi non perché non lo vogliamo noi, perché comunque c'è da lavorare molto. Apprezzabile il lavoro, però non convincente per quanto mi riguarda, e quindi io già vi dico che mi asterrò per tale votazione. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Ci sono alcuni punti, secondo me, che già in parte sono stati chiariti, però è importante forse ribadirli e anche mettere un po' di chiarezza su altri punti. Io in realtà vado molto brevemente e anche molto velocemente. Allora, sulla questione, sentivo negli interventi precedenti delle opposizioni come si forma questa graduatoria, chi la giudica, chi la fa, la commissione politica, di là, 5 Stelle. Allora mi pare che il consigliere Tosatti in questo ha ben chiarito che c'è una commissione che fa questo, con tutte le figure professionali e artistiche al suo interno, ma soprattutto io vorrei soffermarmi un attimo sulla prova estemporanea della prova che poi darà forma, come dire, alla graduatoria. Noi vorremmo dare spazio agli artisti, cioè, ma l'artista... Cioè, prima si è detto che chi fa arte e cultura deve studiare, ma si deve studiare a prescindere, non solo per arte e cultura, anche quando si legge un atto bisogna studiare. Io penso che un artista debba fare la prova estemporanea, perché è così in mezzo mondo, cioè nell'Europa, quella che sta molto più avanti di noi, si fa così. Nel mercato dell'arte internazionale c'è presso tutte le gallerie, presso tutti i mercanti d'arte, si fa in questa maniera. Per quale motivo? Perché se in giuria c'è un artista oppure presunto tale, si porta una tela da casa, cioè a me chi mi garantisce che quella tela l'ha dipinta lui? È un punto chiaro, chiarissimo, anzi è ancora più chiaro, perché facendo questa prova estemporanea la maggioranza del punteggio va lì e non va sui titoli, sulle lauree, eccetera. Quindi questa è una prova esemplificativa di apertura verso il territorio e a chi ha davvero talento, non chi mostra la carta. È molto diverso. Io volevo anche un attimo soffermarmi sulla questione dell'autentica, mi ha già anticipato in questo in consigliere Tosatti, cioè l'autentica semplicemente è una certificazione che fa l'artista stesso di paternità dell'opera. Questa avviene direttamente sul luogo, cioè mentre può avvenire direttamente sul luogo, dopo il dipinto, dopo l'azione artistica che svolge l'artista, per l'appunto, firma di fatto un certificato, compila un certificato che mostra che la paternità dell'opera è sua. Quella ha un valore giuridico, è riconosciuto a livello internazionale. Per un giovane, come diceva sempre il consigliere Tosatti, è molto importante. E l'autentica è molto importante soprattutto non tanto per l'artista in sé che fa l'opera, ma è importante per i figli, per i nipoti, per i pronipoti, perché se poi l'artista muore, come tutti dobbiamo morire, allora quel certificato c'è sta a significare è anche un'eredità da parte degli eredi. Allora c'è il copyright artistico che ha una validità di 70 anni, per esempio. Questo è indicato nel codice dei beni culturali. Quindi questo è molto importante, quindi la strutturazione di una forma lavorativa che non si conclude solo nella vita dell'artista stesso, ma anche nelle generazioni che sono collegate all'artista. Questo mi sembra abbastanza importante.
Questione degli OSP. Allora, laddove non è regolamentato qualcosa dallo Stato, nel nostro caso dal Comune, è regolamentato da altre forme più o meno grigie di società. Laddove non è regolamentato lo spazio in cui l'artista può andare, ce lo vediamo ai semafori, cioè che non c'entra niente con la parte artistica, però lo vediamo. Allora, semplicemente chiedono il pizzo. Allora, dove è regolamentato, cioè l'artista può andare e può essere sicuro, può essere che nessuno gli prenda il posto, può essere sicuro che nessuno lo ricatta. Se non è regolamentato, se i posti non sono regolamentati, cioè io mi alzo la mattina che ho quattro amici guappi accanto a me, vai da quello lì, digli che non ci può stare perché ci devo mandare il mio, perché ci devo fare la percentuale sopra. Funziona così, è l'Italia, non c'è niente da fare, e Roma in particolare, non c'è niente da fare. Allora bisogna regolamentare. Altro punto, sulla questione di mercato e del marketing del territorio periferico. Allora, si diceva, ma io artista potenzialmente non c'è interesse a stare in un posto al di fuori di Piazza Navona. Per quale motivo? Intanto gli artisti sono stati auditi in Commissione Capitolina quando è stata redatta questa deliberazione, punto uno. Quindi hanno dato il loro parere in tal senso. Punto due, cioè io voglio vedere, cioè se davvero le forze dell'opposizione... Cioè, dopo anni che si dice che con la cultura si mangia o non si mangia di qua, dobbiamo espandere il marketing al territorio e ogni periferia e centro storico, eccetera, eccetera. Cioè, dire no allo spostamento artistico, cioè di una componente nelle parti periferiche. Nel nostro municipio ci sono un mondo di luoghi perfetti, e c'è tutta un'utenza che è la cittadinanza, ma non solo quella, perché ci sono anche luoghi turistici nel nostro municipio, ma soprattutto la cittadinanza, che è totalmente al di fuori di questi circuiti. È totalmente al di fuori di questi circuiti. Chi ha detto che il turista passa lì e quindi se lo prende? Questo può essere anche vero, ma chi ha detto che il residente a via di Casal Morena non passa su viale Appio Claudio, lato statuario, oppure su piazzale Appio Claudio, cioè su lato Tuscolano, oppure su Caffarella, parco delle carrozze, studio 16 di città, largo Pannonia, ve ne posso dire 5.000, ve ne posso dire, che non c'è interesse a dire mi piace, me lo compro, me lo attacco a casa. Questa si chiama richiamo di nuova utenza, che non esiste. Allora, quando facciamo dei discorsi, facciamoli con crisma, per favore. Altro fatto, inclusione nei percorsi turistici, è certo. Pensate, ci sono delle postazioni prestabilite di artisti. Allora, noi come Movimento 5 Stelle, come gruppo di maggioranza, stiamo già pensando a un processo di partecipazione, ma anche di progettazione condivisa da parte della cittadinanza, per favorire i percorsi turistici e culturali in tutto il municipio, cioè a seconda dei punti di interesse. Poi ne parleremo in commissione prossimamente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in questi percorsi di fruizione possono entrare gli artisti, possono entrare gli artigiani, in taluni casi possono entrare anche i commercianti, perché non si è mai visto un percorso culturale e turistico che non abbia alla base, cioè una sua logistica e una sua base proprio di rifornimento e di rifocillazione, non so neanche se si dice così, comunque ci siamo capiti più o meno. Quindi, e altro punto, e chiudo, sulla questione, io sento sempre queste definizioni: con l'arte non si mangia, abbiamo 80% del patrimonio. Insomma, queste sono davvero, cioè, sono frasi che lasciano il tempo che trovano, sia per la quantità di patrimonio, che non è proprio quella lì, ma soprattutto perché se pensiamo all'arte, quindi e alle opere artistiche, cioè da che mondo è mondo? L'arte è collegata al mercato, non c'è niente da fare. Tutte le opere d'arte che abbiamo nelle chiese del centro storico, quelle famosissime, nei musei, ma che sono nate così, uno si è alzato, ha fatto la cosa e l'ha regalata al suo amico? Non esiste. L'arte, c'è da che mondo in mondo, si fa su commissione, perché l'artista deve vivere. Allora, io ti commissiono un quadro, te lo faccio e ti do dei soldi. Oppure ti prendo nella mia cerchia di artisti e ti faccio vivere, ti do una casa, eccetera. Questo nel corso dei secoli, non attualmente, purtroppo, cioè a parte qualche accademia che ancora lo fa. Quindi l'artista, cioè l'arte non nasce sugli alberi. Allora, questa cosa io l'ho già detta in commissione, c'è l'estro artistico, c'è l'ingegno, tutto quello che volete, ma se poi l'artista non riesce a vendere l'opera, non campa, se non campa non fa più arte, se non fa più arte noi siamo fregati,
Questa è la verità. C'è la società, cioè poi non si ritrova più cioè nel suo ruolo cioè normale, e anzi non si sviluppa mai ulteriormente. Quindi c'è questa cosa, non si può associare il mercato all'arte, è già così, ma nel resto del mondo è così, noi siamo indietro di 60 anni, 70 anni, cioè fatevi un giro per l'Europa, girate, perché è importante, qui a Roma abbiamo le sedi più famose, ad esempio, cioè a parte via Margutta che c'è anche c'è un brand suo, abbiamo le sedi delle gallerie più famose del mondo, ne cito una che è Gagosian, che sta a Barberini. Allora, se hanno scelto Roma è perché c'è un motivo se hanno scelto Roma, e hanno importato le pratiche internazionali anche a Roma, dove siamo 90 anni indietro. Allora, per dare libertà agli artisti, è questo che bisogna fare, favorire l'estero, favorire la partecipazione, dare la possibilità di emergere, cose che non esistono, cose che non esistono. Allora, questo significa dare lavoro, significa dare sviluppo alle periferie, significa formare è un circuito culturale, turistico, che abbia a cuore il territorio e quelli che ci abitano, ma soprattutto quelli che fanno arte, perché l'arte, ricordiamo, non è che sta lì solo per se stessa, l'arte fa bene alla gente, la fa stare meglio, anche solo visivamente, fa entrare dentro uno stato d'animo che magari serve per rifugire da un quotidiano che invece per loro è terribile, che è fatto di routine. Anche a questo serve l'arte, oltre a tutti gli altri gli altri scopi che non sto qua a dire, anche perché sarebbero innumerevoli. Ho terminato, Presidente, grazie. Non c'è stato bisogno di precisare il tempo, vedo che la tempistica era giusta. Allora, ci sono altri interventi sul tema? Se non ci sono interventi, andrei alle dichiarazioni di voto. C'è un intervento, consigliera Tripputi? Sì, Presidente. Le ricordo, grazie, che il suo quindi sarà l'ultimo, perché è stata la relatrice della... Perfetto. Volevo solo ricordare una cosa. Noi siamo stati per lungo tempo, per troppo tempo, fossilizzati a pensare Roma uguale centro storico. Anche i percorsi turistici, quando organizzano dei tour, dove si va? Roma centro, Colosseo, Vaticano, per carità, bellissimi, di grande valenza. Quello che questa delibera sta cercando di provocare in tutte le varie amministrazioni locali dei municipi è un'apertura mentale, perché ogni angolo della nostra città ha una sua potenzialità. Noi questa potenzialità la dobbiamo sviluppare, la dobbiamo riqualificare, la dobbiamo rilanciare. L'artista che crea la sua opera non è che è artista solo perché dipinge un monumento, è artista perché in quel preciso momento, in quel preciso luogo, ha delle emozioni che deve esprimere. Io non so se è mai capitato di vedere magari dei quadri di angoli della periferia di Parigi, che cioè non c'è niente di monumentale, magari è una strada, che ne so, col tempo grigio, un viale alberato, cioè questo. E queste opere poi alla fine viaggiano, perché ce le ritroviamo anche nelle case di altre città. Perché? Perché è un'immagine che comunque ti dà un'emozione, perché questa è l'arte. E l'arte è libera, è vero che l'arte è libera, però l'arte va anche regolamentata, altrimenti ci troveremo artisti in mano a personaggi, a delle dinamiche, che altro che liberi, altro che liberi. Altro che liberi. Quindi ben vengano queste regolamentazioni, e io rimango sorpresa che fino ad oggi non c'è stata una regolamentazione. Voglio dire, Roma è una città stupenda, una città che offre tantissimo, eppure abbiamo lasciato questi artisti veramente in condizioni pietose. Io li ho sentiti nella commissione capitolina, io li ho sentiti e sono disperati. E rimango basita a sentirvi portare avanti dei discorsi su l'arte libera, che c'entra il commercio.
Ragazzi, ma questi devono campare. Vorrei, un attimo solo, la interrompo. È possibile evitare, diciamo, discussioni mentre si sta parlando? Perché forse non ci si rende conto, ma il rumore arriva fin qui, quindi come lo sentiamo noi, immagino lo sentano anche gli altri. Io vorrei, oggi ho già richiamato una volta sul comportamento in aula, non mi costringete a richiamare sempre, un atteggiamento corretto penso sia, diciamo, utile e necessario. Grazie Presidente. Quindi io vorrei che si pensasse che gli artisti devono comunque campare, devono comunque, cioè quella è un loro, una loro attività, una loro passione, ma è anche una fonte di reddito, altrimenti l'arte diventa semplicemente un momento in cui io non c'ho niente da fare e mi metto a dipingere, diventa un hobby. Quindi ecco perché è strettamente collegata al commercio ed è giusto che viene regolamentato, è giusto, perché altrimenti ci ritroviamo a vivere quello che si è vissuto fino a poc'anzi a Piazza Navona, dove si litigano i posti, se li litigano, dove ci sono delle lobby, perché se tu fai parte di un certo gruppo, lavori. Se tu sei un individuo, un soggetto solitario, non lavori, perché non hai nessuno alle spalle. Questa è la realtà che stiamo vivendo. E noi dobbiamo dare speranza anche ai giovani artisti, altrimenti l'arte non la coltiverà più nessuno. L'arte diventerà semplicemente un momento di hobby, a tempo libero. E Roma non si merita questo, Roma non si merita questo. Come poc'anzi aveva detto il consigliere, l'80% delle nostre opere d'arte c'era, stanno in Italia, e Roma è il cuore, e noi dobbiamo tutelare. Ci sono dei punti delle periferie che sono molto importanti e vanno valorizzate. Questa delibera dà la possibilità ai municipi di dire: bello, apri la mente, comincia a pensare che nel tuo territorio ci può essere qualcosa che puoi rilanciare. E allora a quel punto si rilancia il turismo, si rilancia il commercio. Abbiamo il commercio che sta a terra. E che cosa vogliamo fare? Vogliamo trovare delle forme per poter dare la possibilità, anche ai commercianti, scusate, di essere apprezzati. Era, visto che siamo sempre a richiamare regolamento, cosa c'entra adesso il commercio con gli artisti perché di strada stato sul detto, commercio? Stiamo parlando stato allora, detto se non sto in... è libero, il commercio non c'entra niente. Allora, qui è anche commercio, stiamo parlando di OSP, stiamo parlando di retribuzione, stiamo parlando di vivere con l'arte, quindi sì. Se non è commercio, concludo. È cultura e commercio. Quindi vorrei, per favore, primo ricordare che il regolamento va letto, l'intervento del relatore alla fine della discussione è di 10 minuti e mi sembra che siamo più che nei tempi, perché ha parlato 6 minuti. Primo. Secondo, fino ad ora è stato parlato di commercio e di arte in tutti gli interventi, non capisco perché all'ultimo intervento debba essere fatta un'osservazione del genere. Per favore, permettete agli altri di finire i propri interventi. Grazie Presidente. Faccio un ultimo punto sul decentramento. Abbiamo parlato di decentramento amministrativo, abbiamo parlato di decentramento, consentitemi il virgolettato, culturale. Io dico invece che dobbiamo cominciare ad aprire la nostra mente e pensare noi come cittadini al decentramento, perché noi quando pensiamo Roma pensiamo solo il centro. Noi dobbiamo cominciare a pensare le periferie, perché se vogliamo veramente salvare la nostra città deve partire dalle periferie. Ecco perché questa delibera va assolutamente considerata, perché mette in primo piano le periferie e significa, dal momento in cui io rilancio una periferia, io tolgo il degrado, do la possibilità a chi vive nelle periferie di dire ok, stiamo risorgendo, è una speranza in più che diamo alle periferie. Cioè, quello che voglio significare è che non è possibile che ancora oggi, nonostante abbiamo una città in macerie,
perché questo lo dobbiamo dire apertamente, una città in macerie, ancora oggi andiamo a parlare, sì va bene, ma l'artista giustamente vuole andare a Piazza Navona, vuole andare a Via Margutta. No, un vero artista trova da lavorare, da esprimere, da poter esprimere la propria creatività in qualsiasi posto. Tra l'altro voglio anche ricordare che le individuazioni delle aree non è che viene decisa dall'alto, viene fatta in concerto anche con le associazioni di artisti, quindi insieme si deciderà, perché questo deve essere fatto. Grazie. Allora, ultimo intervento, quindi passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, andrei direttamente a consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consigliere. Giusto per giustificare e prendere i minuti che ci spettano come gruppo PD per dire la motivazione di questo voto contrario. Bene, apprendiamo che per il Movimento 5 Stelle viene prima a regolare l'arte e che naturalmente si può passare su ad altri obblighi di regolamenti che sono sostanziali per la città e potrebbero dare vere risorse, perché regolare l'arte a Largo Brindisi passano lavoratori incavolati la mattina, non passano persone che vogliono dipingere il nulla, perché di nulla si tratta quando devi scendere da una metro per entrare in un'altra, non c'entra, però sto giustificando. Spazio agli artisti. Naturalmente hanno detto che 7 decimi del punteggio vengono dato con una prova. Beh, la vinceranno solo i macchiaioli, perché chi invece fa il puntinismo non riuscirà neppure nel tempo che gli avranno dato di rappresentare il nulla. Quindi questa valutazione di cui si parla, che sembriamo che dobbiamo valutare l'arte è libera, per cui ripeto che attualmente se vuole venire al Parco degli Acquedotti il carissimo pittore che rappresenta spesso i tetti di Roma, che sta precisamente a Piazza di Spagna su in alto, può venire liberamente. Cioè, regolare questo aspetto per noi diventa veramente paradossale in questi termini, perché si mischiano due cose che non c'entrano insieme. Ripeto, mi ero appuntato delle cose che naturalmente qualcuno si è permesso di dire che bisogna leggere gli atti, li leggiamo gli atti, abbiamo studiato. Meraviglia molto che il consigliere in una notte abbia riflettuto così tanto rispetto alle affermazioni che faceva in commissione rispetto all'atto presentato. Io mi congratulo con lui che ha visto e letto diversamente questo regolamento. Non ci sono i termini in questo miscelare di dire attraverso questo procedimento si arriva a una riqualificazione delle periferie e a un'inversione di tendenza. Perché non modifichiamo il regolamento sulle convenzioni urbanistiche che danno sostanze, soldi per riqualificare il tutto? Partiamo dalle cose più importanti nella città, non partiamo dagli aspetti così, come dire, importanti e belli che Roma si potrebbe difendere anche da sola. E non ho mai visto onestamente degli artisti litigare, perché qua attraverso questo regolamento si vuole decidere la ricchezza e la povertà di soggetti che comunque non se la passano mica tanto bene. Proprio per questo inviterei ancora l'Assemblea Capitolina a riflettere su quest'atto, che è un esempio abnorme di regolamenti che si possono mai immaginare. Tempo scaduto, non ha detto, quindi vota contro. Benissimo, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Vado io, tranquillo, perché stiamo aspettando che lo fanno, così dopo possono dire ciò che vogliono. Allora, sì. Vado io. Beh, prego. Allora, Fratelli d'Italia, mi guardavi in tono come fallo tu, che dopo io ti rispondo, e lo farò così potrai rispondermi. Allora, Fratelli d'Italia era convinta di astenersi, ma dopo che ho sentito tutti gli interventi voteremo contrari, perché veramente ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Spiego in 3 minuti che mi resta nel motivo. 1. Studiare, avete ragione, al Comune di Roma non hanno messo una transitoria
una disciplina transitoria significa che ovviamente lo studio sulla materia non c'è stato. Due, marketing territoriale. Ogni territorio è diverso dall'altro e ha bisogno di un'azione diversa, e quello è il marketing territoriale. Quindi non è detto che se noi li mettiamo a Piazza Navona gli artisti debbano anche essere al Parco degli Acquedotti, perché sono territori diversi, azioni di marketing diversi. E su questo, se gli artisti non sono né al Parco degli Acquedotti né a Morena, è perché loro reputano economicamente non vantaggioso. Ci si potevano mettere e non l'hanno fatto, li stiamo obbligando noi a farlo. Tra l'altro, signori consiglieri, parliamo di artisti di strada. Io ho sentito nominare le gallerie. Noi parliamo di persone che guadagnano poche decine di euro al giorno. Cioè, e soprattutto, e con questo chiudo, un altro elemento che forse di cui nessuno ha parlato, io speravo uscisse, ma evidentemente non è stato così, perché abbiamo parlato di altro e non strettamente della delibera. Non sappiamo ad oggi, doveva essere un fatto preliminare, quanti sono i posti a disposizione, perché mi si dice in base ai metri quadri messi a disposizione dai municipi, ma il comune prima deve sapere quanti sono i posti e poi decidiamo che cosa fare, non il contrario. Sulla delibera che andiamo a votare sul regolamento non c'è scritto nessun numero di posti. Perciò Fratelli d'Italia voterà contrario, in quanto disciplina e regolamento sono evidentemente lacunosi. Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? No, se non ci sono andiamo direttamente... Ah, consigliere Giannone? Grazie Presidente, volevo... il gruppo Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa delibera, rimarcando il fatto che è demandato in questo regolamento al municipio la scelta dei posti, il numero, il dove, e questa cosa la farà chiaramente insieme alla cittadinanza come nostra modalità operativa, in commissione, le associazioni naturalmente. Il motivo per cui quindi votiamo a favore è proprio questo, che viene dato un'ampia, come dire, possibilità al municipio di iniziare un processo di rivalutazione del territorio, del settore culturale. Il fatto che si mettano a disposizione i posti non significa che vengano obbligati, semplicemente si vuole evitare che ogni posto... Prego i signori consiglieri di non disturbare l'aula con discussioni private, grazie. Fatto di regolamentare, dicevo, non significa obbligare, significa semplicemente stabilire dei criteri. Ognuno è libero di partecipare. Ripeto, se ci fossero tanti posti, quanti sono gli artisti in piazza, tanti posti a Piazza Navona e centro, quanti sono gli artisti, non staremmo qui a discutere. Evidentemente non è così. L'alternativa è quella di dare delle regole certe. Regole certe, controlli più semplici, tutti vivono più felici. Questa è la ragione di questo, il criterio che sta sotto, la ratio che sta sotto questo regolamento e che noi ci sentiamo di appoggiare in pieno. Grazie. Ah, dicevo, un ultimo aspetto è che durante le manifestazioni nel passato, le notti bianche, si affermava che invece la cultura rende le città anche più sicure. Grazie. Non è un dibattito. La parola al consigliere Toti. Non è un dibattito, il comportamento in aula, ma sì, io volevo incredibile. Dire, l'avevo detto già nell'intervento precedente, lo spirito della delibera non mi sembra sbagliato, cioè il fatto di regolamentare il tutto in maniera più precisa, ma soprattutto quello che a me soddisfa è questo sforzo rispetto al decentramento culturale. Certamente tanta strada bisogna ancora farla, cari consiglieri, cioè
il decentramento amministrativo purtroppo e negli anni è sempre latitato, purtroppo, su questo dovete fare un'attenta riflessione, perché il discorso del decentramento culturale va anche e procede anche rispetto a quanto proceda il decentramento amministrativo. Perciò ecco lo sforzo di portare il centro del nostro territorio, nel territorio del settimo municipio, un discorso arduo, difficile, comunque dove ci deve essere l'impegno di tutte le forze politiche, perché io penso che se si vuol dare veramente spazio alla partecipazione dei cittadini, il discorso del decentramento è essenziale. Io lo ripeto spessissimo questo discorso, perciò ben venga anche il discorso dell'impegno culturale nel nostro municipio, però anche questo è un discorso difficile che negli anni è sempre latitato, o comunque si è fatto in maniera molto tenue e leggera. Invece ecco, uno sforzo deve essere fatto, perciò noi comunque non possiamo votare contro a questa delibera. Come Roma Popolare, Alternativa Popolare, ci asteniamo e comunque voglio dire, ci auguriamo che i due decentramenti di pari passo procedano nella città di Roma e nel nostro municipio, perché non si va da nessuna parte senza decentramento. Grazie consigliere Toti, procediamo alla votazione. Favorevoli alla delibera? Entra. Contrari? Astenuti? Presidente, posso fare una domanda all'Aula? Allora, la delibera per espressione di parere viene approvata con 13 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti. La delibera quindi è approvata. Davanti alle telecamere dal Movimento 5 Stelle, perché ci hanno detto, scusate, mi permetto perché è una cosa gravissima, ci hanno detto che a Piazza Navona c'è praticamente, i posti vengono dati a stile mafioso e che quindi ci sono queste organizzazioni che si gestiscono i posti, e se così fosse da quello che è stato ripreso ovviamente sarebbe una notizia di reato della quale le autorità vanno informate. Semplicemente questo. Come promesso, vorrei interrompere il consiglio per dare la parola al cittadino che l'aveva richiesto, mi sembra giusto e doveroso, quindi venga, la invito a sedersi, tanto il consiglio al momento è sospeso, vorrei ascoltare. Io mi chiamo Frau Vincenzo, sono già venuto da lei Presidente una volta, sì. Una volta sono stato al municipio nostro perché vengo dai Goli Albani. Intanto mi ha fatto piacere questa assemblea che ha parlato di cultura, che è molto importante in Italia, perché siamo il popolo che abbiamo dato la civiltà al mondo intero, e questo ringrazio. Ma sono venuto per altro, E questo mi dispiace che c'è da parte della politica tutta italiana, di destra, di sinistra, e di centro anche, naturalmente, tant'è vero che a lei Presidente gli portai un programma scritto da me, da un incolto, perché ho solamente 2 anni di mineraria, perciò sono un incolto. Ho sempre lavorato onestamente, mi ritengo una persona onesta, va bene? E sono venuto qui perché faccio parte del... Penso che lei stia facendo un po' di confusione, lei da me non è mai venuto, sì, dal sì, Presidente... No, sono venuto. Lei è la Presidente di questo municipio? No! No?
Allora, quindi, chi è il presidente? È il presidente del municipio, si è dal quarto piano. Io sono la presidente del consiglio, non c'entro allora proprio niente. Va bene anche con lei, allora. Va bene? Va bene anche con lei. Però non so di che sta parlando, quindi mi spieghi. No, io di che sto parlando adesso. Ai Golli Albani c'è il problema di via Albano, via dei Golli Albani, dove c'è una zozzura enorme. Siamo anni, abbiamo fatto causa al TAR, al Consiglio di Stato, e non si è mosso niente. Sono andato dai vigili urbani al nostro municipio, sono venuto a guida al presidente, allora mi sembrava lei, mi scusi, mi scusi, ecco, sono venuto qui, ma non si è mosso mai niente. È una vergogna, lì ci sono i doppi che zompano dall'altra parte. Allora, le voglio dare una notizia. Sì. Oggi l'assessore Vivace, se lei ha la pazienza di aspettare, perché sarà qui alle 11, per rispondere a una interrogazione fatta in merito da Fratelli d'Italia. E sono contento. E sarà qui per dare tutte le risposte, perché io sinceramente non le posso rispondere, non sono Ma intanto io con i Fratelli d'Italia, sì, io mi ci vedo spesso. Bene, siamo contenti. Aspettate. Ma va bene, per carità. Aspettate, no, state calmi. Perché io qui ho, e naturalmente... Ma gli stessi Fratelli d'Italia che con Alemanno governavano e quindi non hanno mai pulito la sua zona? No. Vabbè, ma voglio dire, no? E allora, ma perché viene qui da me oggi? Ma non è consiglio, ragazzi, non è consiglio, siamo solo cittadini in questo momento, non è consiglio. Ho capito l'argomento. Ma io in questo momento non sono una presidente, sono una cittadina come tutti voi. Oh, benissimo. L'ho chiesto, lo sta dicendo. Sì, ben venga. Con qualcuno importante, perché io, come ho detto alla signora dei Fratelli d'Italia, ho mandato il programma questo qui, ma a livello nazionale dovrebbe essere. Ma come, non gliela do, gliela do sin cuore. Se possiamo aiutare. Una questione che a lui interessa, mi sembra di aver capito, che è all'ordine del giorno di oggi. Sì, sì, assolutamente. Aspetto che vada. Signor Fraule, possiamo chiedere di sederci così ricominciamo? Lei ascolti anche gli interventi prossimi. È un peccato, perché una delle cose che lei ha chiesto sui Colli Albani magari le interessava. Vabbè. Mi ha detto alle 11, quindi immagino che sarà qui a minuti. Allora aspettiamo. No, può sedere lì, deve sedere oltre. Carino, vero? È stato un piacere. Allora, io vorrei riaprire la seduta. 1, 2, 3. Abbiamo il numero legale per iniziare la seduta. Se volete intanto richiamare anche i consiglieri assenti, vorrei iniziare di nuovo e proseguire con il punto successivo all'ordine dei lavori. Vi informo che intanto ho contattato l'assessore, che mi ha detto che dovrebbe essere qui per le 11, quindi immagino, fatemi vedere l'ora, sono 10:56, sarà qui a minuti.
E proseguiamo con il punto successivo. Mi scusi, Presidente, sì? Ma quando viene l'assessore invertiremo di nuovo oppure continuiamo con gli atti così? Ditemi voi, io lascio. Mi scusi, Presidente, perché decidere. Cioè, se lei ha contezza che l'assessore sta arrivando in lo questi possiamo minuti, chiamare? Forse conviene sospendere un momento. Sì, preferisco chiamarlo, se mi date un minuto di tempo interrompiamo, poi interrompiamo a metà la assolutamente una sospensione, però questo consiglio andiamo avanti, al massimo l'assessore aspetta un quarto d'ora. Per noi non c'è nessun problema, tanto l'assessore poteva rispondere in ogni caso, era solo per evitare problemi all'aula, per i cittadini anche presenti, visto che prima è stato detto. Poi se voi volete fare in altri modi sono fatti vostri, insomma.